Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Coronavirus, il bollettino del 10 agosto segnala in Italia 31.703 nuovi casi e 145 decessi. Il tasso di positività resta stabile rispetto al giorno precedente e si attesta sul 15,7%. Continua il calo dell'occupazione ospedaliera, scendono infatti a 321 le persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre calano 8.592 i degenti in area non critica. In Puglia il bollettino regionale segnala 2.168 nuovi casi e 7 decessi nelle ultime 24 ore. Sono invece 303 i contagi attestati nel Tarantino. Al momento nella regione sono 42.172 le persone positive al Covid, di cui 403 ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva. E Alessandro Labile, il nuovo direttore dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia ex Ilva. Lo comunicano i sindacati metalmeccanici dopo averlo appreso oggi dall'azienda. Labile è stato sinora responsabile dell'area ambiente della fabbrica e ha seguito l'attuazione delle prescrizioni di risanamento ambientale. Sostituirà Vincenzo Di Mastro Matteo, che era arrivato in Acciaierie d'Italia il 26 aprile 2021 e che in precedenza era stato all'Ilva di Taranto sotto la gestione del gruppo Riva. L'arrivo di Labile al vertice dell'Acciaieria di Taranto segue una serie di cambiamenti avvenuti nella fabbrica negli ultimi tempi, a seguito dell'uscita per dimissioni volontarie di diversi dirigenti di primo piano. Un cantiere per valorizzare un punto cruciale di Taranto. Oggi Mattia Giorno, assessore comunale ai lavori pubblici, si è recato in sopralluogo al piazzale Bestat per monitorare l'avanzamento dei lavori e della messa in sicurezza della zona. Piazzale Bestat, quasi ultimati i lavori di riqualificazione, di messa in sicurezza e ripristino di diverse parti del sottopasso. Un cantiere di circa 250.000 euro, iniziato lo scorso marzo, sarebbe dovuto durare un anno, ma in realtà in poco più di 6 mesi il cantiere è stato ultimato. 350 metri di lunghezza del sottopasso, mette insieme due parti di via Dante molto importanti sotto il piazzale Bestat, che è oggetto di un altro cantiere per la riqualificazione dello stesso piazzale. Questo fine settimana ripristineremo la viabilità. In questi mesi di cantiere purtroppo ci sono stati dei disagi legati ai restringimenti delle corsie, ma finalmente con l'ultimazione dei lavori saremo in grado di ripristinare le due corsie ambei due lati. È stato un intervento importante, la messa in sicurezza per gli autisti, per le persone, perché abbiamo anche ripristinato le scale che collegano appunto il piazzale col sottopasso. La stagione 2022 dell'uva da tavola è cominciata molto male e questa è la denuncia della Confederazione Italiana Agricoltori, che scrive che l'uva viene pagata una miseria, appena 50 centesimi al chilo, ai produttori pugliesi. Lo stesso prodotto però nei supermercati costa dai 2 ai 5 euro al chilo, fino a 10 volte di più rispetto a quanto riconosciuto agli agricoltori. In pratica, scrive Gian Nicola D'Amico, vicepresidente vicario di CIA Puglia, la grande distribuzione scarica su produttori e consumatori le sue politiche di marketing. I produttori pugliesi di uva da tavola sono a terra, la situazione è pesantissima, per questo abbiamo incontrato oggi, 10 agosto, l'assessore regionale all'agricoltura Donato Pentassuglia, con cui abbiamo discusso dell'emergenza uva da tavola, ma anche di altre importanti questioni. La Puglia è la prima regione italiana per numero di aziende, quantità e qualità della produzione di uva da tavola, con numeri e dati rilevanti anche nel Tarantino. Appuntamento con la finanza internazionale all'angolo della conversazione di Yachting Club, organizzato da BCC San Marzano, mail partner della rassegna. Sul palco tre testimonial del settore: Gimede Gigante, professore della Bocconi e autore del volume International Finance, Emanuele Di Palma, presidente di BCC San Marzano, e Domenico Castellaneta, caporedattore di Repubblica Bari, che ha coordinato impeccabilmente la presentazione. Grande pubblico attento di studenti e stagisti delle Università dell'Economia, che hanno animato un interessante dibattito finale. Questa sera presentiamo un libro attualità, parliamo di finanza internazionale, argomento che i nostri spettatori sentono quotidianamente in radio, in TV, ma che probabilmente vorrebbero approfondire. Beh, questa è la serata giusta. Il professor Gimede Gigante, che è un uomo del nostro territorio, che però è professore alla Bocconi a Milano, ha scritto un libro su questi argomenti e questa sera illustrerà ai nostri gentili ospiti i problemi più attuali dell'economia internazionale. Cercherà di fare
farlo in maniera semplice, in maniera comprensibile. Ci auguriamo che ci siano anche tante domande, in modo che anche questa bellissima serata di agosto possa essere utile ai nostri concittadini e agli ospiti dello Yachting Club. Allora, stasera parleremo, visto il contesto storico e le evoluzioni socio-economiche e geopolitiche che stiamo vivendo, parleremo di finanza, parleremo in particolare di finanza internazionale, cercando anche di mettere a sistema e di comprendere quello che sta accadendo all'interno quindi del nostro paese, ma in genere quello che sta accadendo in giro per il mondo in termini quindi di finanza internazionale, crescita o decrescita dell'economia, e metteremo a sistema un po' delle cose che vengono trattate in questo libro. Questo libro consente di avere una chiave di lettura di argomenti di cui sentiamo parlare spesso, soprattutto in questi giorni, come per esempio tassi di interesse, inflazione, crescita reale, e quindi è una buona opportunità per provare a fare un'analisi di anche di cosa aspettarci nel prossimo futuro. Arriva dal Limolese l'ultimo rinforzo in ordine cronologico per la difesa del Taranto Calcio. Si tratta di Edoardo Vona, centrale classe 1996, che nelle ultime due stagioni ha collezionato oltre 50 presenze con la casacca del club romagnolo e con quella nero-blu del Bisceglie. Con l'ingaggio dell'ex, tra le altre, di Castrovillari, Javirtus, Racing, Roma e Latina, la compagine ionica alza il tasso di esperienza nel proprio pacchetto arretrato. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.